Buonasera a tutti, benvenuti a questa Open Training Masterclass organizzata da Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris Business School. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso questo evento formativo dal carattere gratuito a cui state per assistere, dandovi ancora un caloroso benvenuto su quella che è la nostra piattaforma di videoconferencing dedicata appunto per questo genere di eventi e anche per i master di alta formazione di Alma Laboris, di cui parleremo a brevissimo. Appunto, vi introduco come Alma Laboris, è una business school attiva da oltre 20 anni nel campo dell'alta formazione. Abbiamo come obiettivo principale quello di erogare dei percorsi formativi dal carattere pratico, immediatamente spendibili e applicabili nel mondo del lavoro, al fine di favorire tutta quella che è la spendibilità, lo sviluppo di carriera dei nostri discenti, la collocazione, la riqualificazione, lo sviluppo professionale di tutti coloro i quali si affidano ad Alma Laboris Business School per la loro formazione. Nell'ambito della nostra offerta formativa, dell'offerta formativa di Alma Laboris, le Open Training Masterclass rappresentano d'altronde un focus didattico su quelli che sono i contenuti che vengono poi successivamente approfonditi nelle lezioni dei master di alta formazione, appunto con un taglio sicuramente più approfondito, completo e profondo. I master, d'altronde, come abbiamo detto, sono percorsi dal carattere executive, studiati per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più appunto esigente e appunto per rispondere a tutte quelle che sono le domande delle aziende, con un approccio pratico orientato all'acquisizione di competenze sempre aggiornate. I nostri programmi, appunto, vengono stilati, aggiornati e curati ad ogni edizione, ad ogni semestre, da quelli che sono gli esperti del settore, dei nostri comitati scientifici, dai consulenti aziendali di cui ci avvaliamo appunto per migliorarci costantemente, e dai professionisti che fanno parte del nostro network. Sono tutti strutturati in moduli didattici che forniscono delle competenze concrete attraverso appunto la trasmissione di skill dal carattere estremamente pratico attraverso tutti quelli che sono le esercitazioni pratiche che connotano il nostro approccio e i case study reali che mettiamo in campo durante tutti i nostri master di alta formazione. La Open Training Masterclass di oggi ha come titolo ISO 45001-2018, la pianificazione e gestione delle emergenze nell'ambito del controllo operativo. Si tratta di una importante tematica che ha a che fare appunto con una tematica centrale nel master di alta formazione, di cui ripetiamo, questo Open Training Masterclass è un focus didattico a cui appunto fa riferimento il master in sistemi di gestione integrati, qualità, sicurezza, energia e ambiente. Oggi abbiamo il grande piacere di avere come relatore uno dei docenti del Master in Sistemi di Gestione Integrati, il dottor, l'ingegnere e dottore Carmine Palermo, consulente, formatore, libero professionista nello sviluppo di sistemi di gestione dell'ISO 45001, 14001 e 8000 ISO 9001. Molto lieto di introdurre Carmine, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Molto lieto di averti qui con noi, collaboriamo appunto da tantissimo tempo. La partecipazione a questo evento permetterà a tutti coloro i quali frequentano appunto questa Open Training Masterclass non solo di acquisire delle nuove competenze, ma anche di ottenere l'attestato di partecipazione che potrà arricchire il vostro profilo professionale, il vostro curriculum vitae, il vostro profilo LinkedIn. Più in seguito appunto vi specificheremo quando riceverete l'attestato di partecipazione. Intanto vi ringraziamo per essere qui, vi invitiamo a partecipare attivamente a questa che è una sessione di formazione appunto utile per voi per sviluppare le vostre conoscenze e competenze, anche ponendo delle domande al nostro relatore durante la sessione. Siamo certi che sarà un'esperienza formativa preziosa intanto per tutti noi. Buon lavoro e appunto buona continuazione. Sono molto felice di dare la parola a Carmine. Bene, grazie, grazie della bella introduzione che come al solito ha fatto Marco, sia della Business School, ma anche poi dei percorsi che all'interno della Business School vengono svolti, vengono erogati. Io ho il piacere ormai di collaborare con Alma Laboris da più di 10 anni, quindi diciamo che mi ritengo uno dei decani sulla formazione per questo tipo di percorso e sono stato entusiasta di aprire, perché questo è il primo di una serie di incontri che verranno
svolti sempre in, con questa formula. Dicevo, sono molto lieto di avviare questo ciclo di incontri e chiaramente questa cosa mi responsabilizza anche molto. Oggi avremo una chiacchierata relativamente a degli approfondimenti che riguardano la gestione delle emergenze vista all'interno del controllo operativo per quanto riguarda la 45.001. Tra un po' andremo a snocciolare questo argomento e poi vedremo anche degli esempi pratici di attività come procedure o istruzioni operative che potranno essere utili per sviluppare un approccio proattivo relativamente alla preparazione e risposta alle emergenze. Come diceva Marco, questa attività è semplicemente una pillola delle attività che normalmente sono erogate durante il percorso di master sui sistemi di gestione sicurezza qualità ambiente, che è uno dei percorsi che come dire, vengono erogati da Alma Laboris. L'appunto sul fatto che il master ha un taglio estremamente pratico. Infatti, durante le giornate, il prossimo master partirà a novembre e si concluderà a febbraio, penso, con la parte in aula. Master costituito da 15 giornate, di cui due saranno orientate alla 19.011 e poi ci saranno 4 giornate per ciascuno schema, 9, 14, 45 e una giornata finale anche relativa allo schema 50.001. Io all'interno di questo master anche quest'anno avrò delle lezioni che riguardano sicuramente la parte 45.001, ma anche la parte sulle tecniche di audit sulla 19.011. E quindi mi fa piacere fare anche questo approfondimento su una delle tematiche che fanno parte del normale percorso di master. Saremo insieme fino alle 19.30, magari, visto che il buon Marco diceva che c'è la possibilità anche di fare domande, magari raccogliamo quelle che potrebbero essere le vostre possibili domande e ci ritaglieremo, se possibile, circa un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, in modo tale da dare anche eventualmente risposta a quelle che potrebbero essere i vostri dubbi. Intanto, quindi, fatta questa breve presentazione, penso che possiamo anche avviare, Marco, se sei d'accordo anche tu, potremmo anche avviare le attività, tanto siamo in attesa, vedo che si stanno aggiungendo ancora ulteriori partecipanti, ormai penso arrivati alle 18.10 potremo anche partire con la nostra chiacchierata. Come dicevo, assolutamente, Carmine, puoi proseguire. È una chiacchierata, non è una lezione, nulla, è semplicemente un approfondimento ed è una chiacchierata tra professionisti. Io solitamente intendo sempre avviare queste anche le lezioni all'interno del master, sempre come un approfondimento, uno scambio tra professionisti. Bene, e allora io andrei a proiettare dalla Media Library quelle che sono la presentazione. Ecco qui. Quindi andremo, vedo anche in chat, vabbè, ci sono una serie di saluti, rispondiamo anche ad un partecipante, microfono e video sono esclusi, direi di mantenere al momento video, sia il video sia i microfoni esclusi per evitare di appesantire il sistema, ma soprattutto magari di avere dei rumori di sottofondo. Come dicevamo prima, alla fine di questa nostra chiacchierata lasceremo un piccolo spazio per